Buongiorno, signori. Vogliono seguirmi, prego. Si direbbe che ci stavate aspettando. Qui al posto Willy siete sotto la protezione americana. Capo, sono qui. Oh, ho piacere di constatare che ve la siete cavata. Il mio nome è Brooke, appartengo alla CIA. Sapete cos'è, vero? Beh, dopo i film di James Bond, chi non sa che cos'è la CIA? Il mio nome, ci crediate o no, è Dick Hallam. Ho letto spesso i suoi articoli sull'Herald Tribune. Finalmente qualcuno che mi riconosce. E la signorina? Ecco... Sylvie Menard, sono la segretaria di Mr. Hallam. Posso sedere, sono molto stanca. Oh, ma prego. E altro che stanchi, dopo quella brutta avventura con le vernici. Ma lei conosce quel deposito? Certo. Non penserete che la polizia sia sopravvenuta per caso. Qui, nel settore americano, è facile per noi farci dare una mano dalla polizia tedesca. Ma perché non fate arrestare quella gente? Sa, non è proibito in Germania il commercio delle vernici. Anche se dietro la facciata si svolgono altre attività. Bene, proprio di questo volevo parlare. Credo che ormai avrà capito che lei è stato scambiato per questo individuo. È tutto per colpa di un orologio, non è vero, cara? Sì, certo. No, mai visto. Purtroppo Mr. Hallam non ha saputo spiegarmi questo spiacevole equivoco. Lei sa dirmi di che si tratta? Sì. Il suo nome era Pablo Almereida, ovvero Max Schulz. Un falso nome ignoto a chi lo attendeva a Berlino. Così come erano ignorati i suoi connotati. Ma ora un tale che si fa chiamare l'ombra pretende da me la consegna di certa roba che non so neanche cosa sia. Noi crediamo di sapere cos'è che vuole. Una prova. Cioè qualcosa che può servire come prova di un delitto politico. L'uccisione di Francisco Aguirres. Ha indovinato. Pablo Almereida era un complice dell'assassino. E proprio per questo si era fatto assumere da Aguirres come autista. Però faceva il doppio gioco. Il suo vero scopo era assicurarsi la prova del delitto per ricattare l'assassino. Vendendo all'ombra la prova del delitto. Ecco, appunto. Ma per chi lavora l'ombra? Per se stesso. Appena in possesso di quella prova la rivenderebbe al maggiore offerente. Colui che si fa chiamare l'ombra non ha scopi politici. Oriente e Occidente gli servono solo per far alzare il prezzo della sua merce. Ah, ma io non capisco. I giornali dicono che Aguirre non era che il candidato alla presidenza di una repubblichetta sudamericana. E allora, chi è che può avere tanto interesse? Ah, moltissima gente. La repubblichetta di El Salvador è un'isola piena di petrolio. E la morte di Aguirre avvantaggia certamente il partito avversario che andrà al potere col suo leader. Vedo che conosce bene tutta la questione. Che c'è di strano? Sono un giornalista e mi sono documentato. Anzi, l'assassino potrebbe essere proprio il rivale politico di Aguirre, Miguel de Peralta. Lei non crede? È un'ipotesi suggestiva, e non solo dal punto di vista giornalistico. Se fosse così, è evidente che il possessore di quella prova avrebbe in mano De Peralta. E con De Peralta i pozzi petroliferi di El Salvador. È proprio un peccato. Se avessimo avuto quella prova, l'ombra ci avrebbe coperti d'oro. Già, per poi ficcarci in un barattolo di vernici. No, le vernici non c'entrano. Quell'uomo non era l'ombra. Ah, ma ne è sicuro? Chi era allora? Forse l'assassino o De Peralta. Impossibile. De Peralta conosce troppo bene Almereida. Non mi scambierebbe per lui. Già, ma può essere gente assoldata da lui. Sì, questo è possibile. Ma adesso scusi, mi vuole spiegare com'è che il servizio segreto americano ha tanto interesse a illustrarmi tutta questa sporca faccenda? Acuta osservazione, Mr. Hallam. Perché quella prova destinata all'ombra interessa anche a noi. E lei è l'unico che può aiutarci? Continuando a recitare la parte di Almereida. Io? Oh, no, no, senta, lei è matto. Questo se lo tolga dalla testa. Non so neanche come ci sono arrivato qui a Berlino. Città affascinante, d'accordo. Però non ho nessuna voglia di lasciarci la pelle. Oh, via, Mr. Hallam, il suo pessimismo è esagerato. Ah, prenda lei il mio posto. La donna che lavora per l'ombra conosce lei come Almereida.
Sono certo che prima o poi si farà viva. Sarebbe bello se si facesse vivo il vero Almereyda. Impossibile. Ho visto io il suo cadavere. Non vorrei che vedessi anche il mio. Beh, mettiamo che io vada all'altro mondo e mi metta in contatto con Almereyda. E lui mi dica dove diavolo ha messo quella roba. Io a lei come lo dico? Vengo in sogno. Per l'informazione che ci interessa, quella donna che lavora per l'ombra potrebbe essere un'ottima pista. Per finire all'altro mondo. Via, sapremo proteggermi. Vede laggiù, Mr. Hallam? Quell'uomo è il vostro angelo custode. Ci sarà sempre uno dei miei uomini con voi due. Non sarete mai soli. Bene, verrò a trovarla domani. Ah, e auguri, eh?